Buongiorno a tutti. Vedo con piacere che in questo momento dove tutti siamo chiusi a casa o poco ci manca, che molte persone si cimentano a cucinare, a fare anche cose che di solito non preparano, dolci, pasta e quant'altro. E oggi in quella direzione vi insegnerò in modo semplice a fare il pane. Un pane non fatto con la pasta madre come di solito lo faccio al Joy, ma fatto con il lievito di birra, che è un processo molto più semplice, ma che ha un principio simile. Innanzitutto, il lievito di birra si può trovare sia fresco che in polvere ed è molto interessante perché il lievito conserva una carica di enzimi, di batteri molto importante, sia disidratandolo che anche conservandolo fresco e persino congelandolo. La cosa importante è che va il lievito riattivato. Idealmente con dell'acqua tiepida, e quindi questo lavoro va iniziato qualche minuto prima. In generale, la preparazione del pane vive con il lievito che lo fa sviluppare, poi vive con un nutrimento del lievito che è dato dalle farine che si utilizzano e vive con dell'acqua. Il quarto elemento molto importante è la temperatura, quindi sotto una certa temperatura il lievito dorme e si sviluppa lentamente. A una certa temperatura, diciamo attorno ai 30 gradi, si sviluppa molto velocemente e sopra i 50, quando poi non lo cuoceremo, finisce la lievitazione, ma soprattutto i batteri, gli enzimi che contengono iniziano a morire e cessa di poi svilupparsi. Quindi questi fattori vanno sempre considerati con attenzione. Poi il pane, solitamente almeno qui al nord, in altri posti del mondo e anche in Toscana non viene messo il sale, viene salato, però il sale inibisce la lievitazione perché stabilizza lo sviluppo che è molto più lento e anche inibisce un libero sviluppo di tutti i batteri. Quindi il pane idealmente va aggiunto verso la fine. Ingrediente fondamentale è la farina. Con il lievito di birra è piuttosto facile, molte farine funzionano, più difficilmente le farine che sono prive di glutine, che hanno meno forza. Per esempio, se usassi farina di mais o farina di grano saraceno, il pane lieviterebbe molto poco. Quindi, volendo utilizzarle, posso fare dei mix. Oggi, per esempio, in uno dei pani utilizzerò della segale, che è una farina molto interessante, una farina di montagna, ma che però si sviluppa in modo meno soffice, ma per utilizzarla io preparo quella che viene chiamata una biga. Quindi qui ho sciolto il lievito che adesso sta agendo, l'acqua è appena tiepida. La biga è una cosa opportuna o diciamo più facilmente controllabile se noi utilizziamo una farina che conosciamo e di solito nella biga si utilizza tendenzialmente farina bianca perché ha uno sviluppo regolare uniforme ed è più facile da controllare. Poi la parte integrale viene aggiunta in seguito. E così io faccio nel mio impasto, che ricordo non ho messo del sale, aggiungo della farina. Non c'è bisogno nella prima fase di impastare moltissimo. È importante che gli ingredienti si amalgamino bene. Come ho iniziato a spiegare, la consistenza, l'umidità che dà la consistenza è molto importante. Se io un impasto morbido come quello che vede, un impasto del genere a volte viene utilizzato per fare la pizza, ad esempio, oppure potrei usarlo per fare delle crespelle soffici, oppure come base per una torta. Ma in generale la biga è fatta con
molta meno umidità. L'acqua è anche lei un nutrimento per i batteri, quindi è indispensabile. Come abbiamo visto, il lievito secco non si sviluppa, rimane dormiente. Se c'è tanta acqua, si sviluppa più velocemente, ma d'altra parte ha meno struttura poi il pane. Il pane che vado a preparare tenderà a rimanere piatto e quindi più adatto a fare, ad esempio, delle focacce. Se io mettessi direttamente il lievito e andrei a completare il pane fino in fondo, questo funzionerebbe, quindi io posso anche farlo direttamente. Però così facendo il mio impasto ha meno forza e il mio pane lievita meno bene. E soprattutto, questo diciamo non è un termine di qualità, soprattutto il pane avrà molto gusto di lievito, che non è necessariamente uno svantaggio come vedremo. Però di solito non lo si considera, quindi il pane deve sviluppare o dovrebbe sviluppare gli aromi delle farine che si utilizzano. Il lievito, che lui ha un gusto, tende a sovrastare il loro aroma e quindi non è un vantaggio. Soprattutto vedete il pane? Il preimpasto, questo lo si può chiamare preimpasto, deve ancora un pochino incollare alle mani. Quindi ha un'umidità piuttosto alta, anche perché quando poi lo lascerò riposare, la farina assorberà il liquido e assorbendo il liquido diventerà più compatta. E quindi devo considerare questo aspetto. Quando si prepara il pane, si fa attenzione all'umidità che c'è nell'aria. In un giorno piovoso funziona in modo diverso che in un giorno asciutto, come oggi è una giornata bella, e quindi il pane tenderà, lasciandolo lì, ad asciugare un pochino di più. E quindi meglio lasciarlo più umido e poi devo considerare la temperatura che ho in questa giornata. Non è ancora molto caldo, in questo momento in casa saranno 18 gradi, quindi io so che questo pane dovrà lievitare nella prima fase almeno un paio di ore. Metto un canovaccio sopra per proteggerlo dai fattori esterni, ma anche aiuta come una camera di lievitazione a farlo lievare in modo più uniforme e poi tra un paio d'ore lo terrò sotto controllo, faremo la seconda fase. La pasta è lievitata, è raddoppiata almeno, forse anche triplicata. E cosa è successo? Ci sono dei batteri che si sono sviluppati, quindi di fatto è un impasto che si è sviluppato come lui come volume, però anche i suoi contenuti batterici sono moltiplicati tantissimo e quindi è una pasta che ha moltissimo, moltissima forza. Qui la divido in tre parti. Prima però faccio la base per una preparazione che è tipicamente svizzera e germanica e si mangia la domenica, che è la treccia. La treccia, al contrario degli altri pani, dove il lievito è diluito e allungato, viene fatto che abbia tanto profumo di lievito. E quindi in questa fase faccio ancora un'iniezione di lievito, che alla fine, quando il pane sarà cotto, darà molto profumo. Lo disciolgo come ho fatto prima. Ho anche del burro,
Quindi questo è un pane vegetariano, non vegetale, ma voglio seguire la ricetta, anche se la ricetta classica contiene delle uova che io non metto, non mangiandole, ma le uova di fatto per il risultato finale, come in tante preparazioni, non servono. Questo lo lascio sciogliere, metto già un pizzico di sale e anche un pochino di zucchero. E lo zucchero cosa fa? Lo zucchero è un carboidrato e dà nutrimento ai batteri della pasta, quindi gli do ulteriore forza. Questo lo divido in tre parti. La prima l'aggiungo la treccia, e la treccia tradizionalmente è fatta tutta di farina bianca. Io ne metto poca integrale in più, l'integrale, la fibra è sempre importante. In realtà l'integrale va comunque a influire sulla sofficità di quello che noi andiamo a fare, quindi bisogna un po' giocarsi tra risultato molto soffice e risultato più consistente, e anche, bisogna dire, più salutare, facendo le fibre molto bene alla salute. Questo lo impasto. Il latte che ho aggiunto, che di solito nel pane, sì, ci sono i panini al latte, ma di proteina se ne aggiunge poca. E di fatto la proteina comunque, che è già presente nella farina, nel glutine, va comunque a nutrire la pasta, perché la farina contiene carboidrato e zucchero, anche come amido, zucchero, come ho messo lo zucchero prima, e contiene anche proteina. E però aumentando con una proteina come quella del latte e anche quella che contiene il burro, questo biscotto diventerà tendenzialmente soffice. Quindi vado verso la sofficità. Il burro, che cos'è? Il burro è grasso e proteina. Il grasso e la proteina sono utili, il grasso dà sofficità. Quindi questo di fatto è un po' quasi come un dessert, un dolce. E si mangia la domenica, proprio il pane della domenica. Ha preso un colore marroncino, non solo per la farina integrale, ma anche per il lievito, che il lievito l'ha colorato. Adesso qui posso cominciare a lavorarlo. La lavorazione viene fatta come tutti i pani, dall'esterno verso l'interno. Una consistenza piuttosto morbida. Qui c'è un po' di lievito che non si è sciolto bene, impasto bene all'interno. Adesso vado a preparare gli altri due pani. Questo lo lascio riposare. Mezzo pane. Uno dei due lo utilizzo per fare un pane alle uvette. Anche in questo caso metto della proteina, però in questo caso con del latte di soia. E anche qui la fase di aggiungere il sale. Io ne metto circa 7 grammi per chilo di impasto,
Qui posso mettere pochissimo zucchero, ma non tanto perché in realtà questo pane lo farò con dell'uvetta che ho ammollato. Uvetta in abbondanza, uvetta nel pane, anche nel pane di Mei di Milano è tipica. Arricchisce, la uvetta è per il pane della festa, ma è importante ammollarla così rimane ben incollata all'impasto. E ne va messa in abbondanza. Anche l'uvetta porta dolcezza, che per una dolcezza non dello zucchero, perché lo zucchero direttamente è una dolcezza che va a influire e aggredire in qualche modo l'organismo. Invece l'uva sultanina è un dolce più gentile e che però dà grande piacere. Io amo moltissimo, come anche il panettone a Natale, i pani che contengono l'uva sultanina. In questo caso, rispetto alla treccia, non c'è il grasso, non c'è grasso, quindi è morbido per la proteina, ma non c'è grasso, quindi sarà un pochino più molle all'interno. Poi, altro ragionamento da fare, adesso qui vado a fare il terzo pane, che invece farò il pane più integrale, con la farina di segale. Questo ne faccio in quantità maggiore. In questo caso la farina di segale è una farina che ha meno glutine rispetto al pane di farina bianca. Il sale, ancora una volta. E quindi un pane fatto con la segala, con la segale, risulterà essere meno morbido, però avendo fatto la biga prima, in realtà darò forza a questo pane e risulterà essere più morbido. Qui ho dei semi di lino che sono straordinari nel pane, sia nel gusto che per la salute. Metto dell'acqua. L'acqua meglio a temperatura ambiente, se calda la lievitazione partirebbe troppo velocemente, e una lievitazione veloce non dà un risultato di grande qualità, perché i batteri hanno bisogno di svilupparsi lentamente. Sviluppandosi lentamente, gli aromi escono molto meglio. Poi, grande differenza tra il lievito di birra e la pasta madre, che la pasta madre sviluppa più acidità. L'acidità, che poi il pH, che più è basso e più il pane è ricco di batteri, di sostanze vive, è anche un gusto. E quindi il pane con la pasta madre ha molto gusto. In realtà, agendo in questo modo, quindi una lievitazione lenta, perché il primo impasto l'ho fatto 4 ore fa, comunque una parte di acidità si è sviluppata. Vedete che bel pane ricco, integrale. Anche lui me lo metto sul tavolo. Grande vantaggio del lievito di birra per casa, che è davvero facile da usare, perché ogni volta, anche se si sbaglia, si potrebbe rimpastare e ripartire. Una nota per le farine integrali, come questa, guardate com'è bella scura la farina di segale,
è, a parte lievitare meno, ma ha il grande vantaggio di avere un grandissimo profumo, quindi sarà un pane molto molto profumato, che è sicuramente un vantaggio di piacere. E quindi un pane integrale è molto più gustoso di un pane bianco. Altro tema importante è quello dell'idratazione. Quindi quanta acqua si mette o quanto liquido si mette nel pane. Oggi si fanno dei pani molto molto morbidi, quindi con tantissima acqua, con tantissimo liquido, e quando vengono messi in forno si lievitano molto velocemente. Però per fare un pane così ci vogliono forni professionali molto prestanti, proprio da panetteria, perché il pane va appoggiato sul fondo e fatto lievitare verso l'alto velocemente. E quindi a casa conviene fare degli impasti non troppo morbidi, altrimenti il vostro pane diventerà stile frittata. Una nota importante della farina integrale: che rimanendo lì il pane tende ad asciugare di più, perché la farina integrale, con la crusca che contiene, mentre lievita, assorbe il liquido e quindi diventa più compatta. Altro ragionamento da fare, che poi diciamo è più complesso, è che impastando in questo modo si dice che si sviluppa la massa glutinica e quindi il glutine si elasticizza, il pane lievita molto meglio, ma con forza. Quindi quando si mangia il pane poi non è friabile, non si sbriciola, ma rimane bello gommoso, bello consistente all'interno. Quindi è un tema molto importante quello dell'impastare. Adesso qui ho fatto tre pani. Questa farina integrale me la tengo, che la uso dopo. Li ho fatti riposare un po'. Adesso riprendo la treccia. Un pane alla volta, è importante farli e lasciarli riposare un pochino. Il primo impasto che ho fatto è la treccia, che ha riposato qualche minuto, quindi è diventata più elastica. E la prendo in mano, la divido in due. Mi faccio due panetti, come questo, sempre che si chiudano verso l'interno. Questo modo, e poi senza farina preparo dei rotoli piuttosto sottili. Quando si fa il rotolo è importante che non ci sia aria all'interno, perché altrimenti avremo dei La pasta che si spezza durante la cottura. Quindi, quando si tira, come in questo modo, bisogna farlo pressando bene con le mani. Adesso qui ne ho uno più sottile e più lungo. Metto così, e uno più grosso e un pochino più corto che metto in mezzo, e poi inizio a costruire la mia treccia in questo modo. Fino a chiuderla in cima. Poi lievitando tutto si compatterà. Aspetto importante della treccia, che come vi ho spiegato contiene tanto lievito, che non viene fatta lievitare al caldo, ma viene fatta lievitare in frigorifero. Quindi dovrei lievitare in frigorifero almeno 4-5 ore. Quindi questa la metterò in frigorifero. Riprendo il mio pane
di uvette. Che è molto bello. A questo do una forma tonda e per contenuto di farina in proporzione alla pasta madre avrà un tempo di cottura di lievitazione simile a quello di segale e quindi li posso mettere assieme sulla teglia di lievitazione. Questo che è il pane tra virgolette più debole come farina è importante impastarlo più a lungo perché impastando si dà forza alla massa glutinica e alle fibre che poi saranno del pane. Sottolineo ancora una volta che un pane fatto con la farina integrale magari lieviterà meno come volume, però avrà un profumo completamente diverso e molto molto più interessante. Faccio assorbire ancora un po' di farina che ho sul tavolo. Se le galline sarebbero contente di mangiarla. Ecco qua. Adesso, similmente alla treccia, lo arrotolo, quindi compattandolo in mezzo, dovrò pensare che almeno raddoppierà. In questo caso faccio un pane che poi verranno delle belle fette da tagliare regolari e poi ho questa bella farina sul tavolo, lo rotolo all'interno, così avrò un po' di farina che mi farà una crosticina interessante e che permetterà di far sì che il pane non si appiattisca nella teglia. Lo metto, importante poi proteggere il pane di lievitazione con un panno. Nella prossima fase vi farò vedere come infornarlo e come cuocerlo. I pani sono lievitati. In realtà ha vinto la treccia, anche perché probabilmente il frigorifero non era così freddo, quindi è partita subito con la quantità di lievito che gli ho messo in più. Interessante della treccia, che come l'ho tirata, fa stile mozzarella, quindi è come se fossero dei fili di pasta intrecciati tra loro e quindi rimane tutta compatta assieme anche in cottura. Invece gli altri pani sono stati arrotolati oppure composti e quindi non è lo stesso tipo di stile, anche la lievitazione in cottura è diversa. Lievitazione che si può aiutare con un intaglio. L'ideale è usare o una lametta da barba o un coltello seghettato. E poi i tagli che si fanno vanno fatti di un centimetro di profondità, decidendo poi anche l'estetica del pane che si vuole dopo, però pensando che il taglio poi aiuta, perché quando il pane si alzerà, si gonfierà in questo modo. Un classico taglio del pane è a croce, che è una simbologia molto bella relativamente alla sacralità del pane, ma effettivamente tagliandolo in questo modo anche lievita molto bene, perché si apre a carciofo così. In questo modo è molto interessante. Adesso è ideale, una volta che si fa il taglio, lasciare riposare qualche minuto. Inizio a infornare l'altro, faccio vedere come si inforna.
il forno a 200 gradi deve partire con una certa intensità, sempre meglio verso il basso, perché il calore deve partire dal basso verso l'alto per ottenere la lievitazione. Per il pane sono molto meglio i forni statici e quelli che partono dal basso verso l'alto. In quel modo si può cuocere il pane gonfiandolo molto. Comunque il risultato a casa è molto interessante, anche molto, molto buono. Mangiare il pane fatto da noi è bellissimo. Poi vi farò vedere quando usciranno dal forno. Il pane è pronto. Ho giocato cuocendoli un po' assieme per come risparmio così energetico, quindi ho alternato sopra e sotto nella cottura. Sono diventati molto belli. Poi un modo per verificare la cottura è bussare sopra e si capisce. E poi è opportuno, una volta cotto, girare il pane, in modo che raffreddi e non diventi molle, e tra un'oretta lo girerò di nuovo. Quindi domani avremo il pane fresco. Non è consigliabile in generale il pane mangiarlo proprio caldo, perché troppo caldo il pane non si digerisce bene. È molto meglio che stia lì, l'aroma si arrotonda e diventa davvero interessante. Evviva!